qui, ciao a tutti. Quest'oggi torno a parlarvi di soggetti marini e vi ho lasciato con l'ultimo video dove vi ho fatto vedere come fare questa stella marina stile kawaii con la faccia e il sorriso, e vi invito sempre a guardare nel link qui a fianco oppure nell'info box per trovare il video tutorial di questa stella. Oltre a questa stella, l'altro soggetto marino che avevo fatto era anche il cavalluccio marino, che trovate sempre nel link qui a fianco e in descrizione video, e poi anche il video della piccola medusa Maddy Medusa, eccola qui, che può diventare un portachiavi estivo molto carino. Quindi vi invito a vedere questi video se non li avete ancora visti. Oggi invece vi voglio mostrare come fare questa bellissima stella marina, semplice, non in stile kawaii questa volta, anzi kawaii, la pronuncia corretta, ma una semplice stella marina con un ricamo svolto all'uncinetto, e in questo video vi farò vedere come si fa questo ricamo. E questa stella potrete utilizzarla come desiderate, sia come ciondolo, se fate ad esempio con una collana, oppure potete utilizzarlo anche come orecchini. Iniziate con un cerchio di 18 maglie basse totali. Si parte con un anello magico 6 maglie basse, aumento nella seconda riga di 12 maglie e poi una maglia bassa aumento per fare le 18 maglie basse. Una volta svolto questo cerchio, andiamo a fare la punta della stella. Quindi facciamo 3 maglie basse, 1 catenella, giriamo il lavoro e facciamo 3 maglie basse nuovamente, 1, 2, 3, 1 catenella, voltiamo il lavoro e facciamo altre 3 maglie basse, 1, 2 e 1, 3, 1 catenella, voltiamo il lavoro e facciamo stavolta una diminuzione nelle prime due maglie e una maglia bassa, in modo da ottenere due maglie, 1 catenella, voltiamo il lavoro e facciamo questa volta due maglie basse per due righe, quindi 1 catenella, voltiamo il lavoro e di nuovo due maglie basse. Una catenella, voltiamo il lavoro e facciamo una diminuzione per ottenere una maglia bassa, così. Facendo la diminuzione avremo anche l'uncinetto nel verso corretto, perché dobbiamo lavorare in senso orario per ricreare le 5 punte. Quindi una volta fatta la diminuzione realizziamo una maglia bassa nelle maglie queste laterali, in modo da raggiungere la base del cerchio, il cerchio di base anzi. Sono 6 maglie basse che vado a fare lateralmente per raggiungere la base. Ecco qua. Adesso facciamo una maglia bassa sul cerchio, così, e ripetiamo di nuovo lo schema. Ok, ripetete di nuovo la punta per altre 3 volte in modo da raggiungere la fine del giro. Quando svolgerete l'ultima punta, fate le maglie basse laterali, arrivate fino alla fine dove andate a svolgere una maglia bassissima, in questo modo. Questa tecnica che è il ricamo sull'uncinetto, e adesso vi faccio vedere come l'ho fatto. Allora, prendo la stella, una stella già realizzata, e utilizzo sempre il filato fiocco, però un rosa molto più chiaro. Faccio così, poi mi vado a inserire nel mezzo della stella qua, così, e mi aggancio con il filo così,
poi giro un pochino e mi infilo in un punto che sia centrale rispetto alla punta, alla prima punta che vado a lavorare. Quindi faccio così, prendo il filo dietro, aspetta che teniamo la coda così, prendo il filo dietro e lo passo davanti. Aspetta che, allora vado qui, prendo il filo dietro e faccio una maglia bassissima in questo modo. Poi mi immagino di avere una linea qui nel mezzo della punta e su questa linea immaginaria vado a ricreare il mio ricamo sull'uncinetto, così. Vedete, è come se andassi a fare una maglia bassissima. Vedete, prendo e passo direttamente nell'asola e vado avanti così fino a raggiungere la punta. Aspetta che devo praticamente inserirmi in un punto qualsiasi cercando di mantenere una linea verticale. Così. E vado fino, quasi fino alla punta, eh? Mi fermo poco prima, qua così. Ecco fatto. Dopo cosa faccio? Prendo la forbice e taglio un pezzettino. No, e poi tiro fuori. Così. Dopo col l'ago vado a infilarlo sull'ultimo punto, così, in modo da portare il filo sul rovescio. Aspetta che mi si... ecco qua. Così, in modo da far cadere poi dietro il filo, così, e poi lo vado a passare nelle maglie queste qui dietro, rosa, così, in modo da fissarle il più possibile, e raggiungo il centro. Vedete che faccio solo la maglia rosa, così. Adesso cosa faccio? Lo faccio la stessa cosa, faccio per tutte le punte e raggiungo sempre il centro poi qui dietro. Dopo vado a fare dei nodini sul qui nel mezzo e taglio i fili in eccesso, e dopo quando vado a fare la seconda stella, cioè questa parte qui, vado a nascondere anche i fili. Quindi vi faccio vedere come fare il ricamo sull'uncinetto. Mi infilo nel punto centrale della stella, così. Mi aggancio al filo in questo modo. Adesso io mi ruoto un pochino per andare sull'altra punta, quindi prendo un punto qualsiasi, prendo il filo, porto dall'altro lato e passo direttamente nell'asola e vado avanti seguendo una linea verticale immaginaria che mi porta fino alla punta della stella. Cercate di creare dei punti abbastanza uniformi, anche se non è proprio così semplice, ma la distanza tra una catenella e l'altra cercatela di tenerla uguale, insomma, la stessa distanza. Ecco fatto. E ora taglio, tiro fuori e con l'ago faccio il passaggio di prima. Vado dietro e passo tra le maglie. Adesso fate un'altra stella in modo da averne poi due, e della seconda stella non tagliate il filo, perché adesso andremo a cucire insieme le due parti.
Per fare l'unione, però, mettete il verso della stella sul diritto, in questo modo, e lo andate ad applicare dietro, così. Andiamo ad unirle insieme. Facendo una maglia bassissima in ogni maglia, così. Continuate così fino a fine giro. Ed ecco qui la stella terminata. Come potete vedere, questo è il rovescio, vedete? Per questo vi ho detto di metterlo sul diritto, perché poi mi piace molto di più il rovescio di questa stella lasciato sul posteriore rispetto al diritto, che è questo. E poi, una volta fatta questa decorazione, volendo potreste aggiungere una perlina con la monachella, ecco qua, e per formare così un orecchino, vedete? È abbastanza grande, upsì, è un orecchino che diventa abbastanza grande, indossato però ha un bellissimo effetto, dopo ve lo faccio vedere. E se lo volete fare però per una bambina, vi consiglio di utilizzare magari un filato più sottile. Ecco, io ad esempio ho utilizzato anche questo tipo di filato, che ecco, vedete, questo è lo spessore di questo filo, e a dispetto di questo che è il fiocco, adesso ve lo metto in paragone, deve essere un super light, un super fine, ok, come spessore vedete che è nettamente più sottile, ecco. E però la dimensione che ho, e poi utilizzando anche un uncinetto da 2 mm, questa è la dimensione che ho ottenuto, ok? Diciamo che la differenza è minima in realtà, però diventa un attimino più sottile, più raffinato, anche quando lo si va a fare la doppia stella unita insieme, diventa meno spesso di questa, però sinceramente a me piace molto anche questo spessore. Comunque, diciamo che dovete un po' sbizzarrirvi voi, io vi ho dato lo schema per realizzare la stella, ora sarete voi a sbizzarrirvi con il tipo di filato. Eccoli qui i miei orecchini stella marina, con una bella perlina, delle monachelle fissate, quindi vi potete poi sbizzarrire a utilizzarle come volete. Come avete visto dalla foto precedente, indossate sono un po' molto appariscenti, no? Quindi non è adatto per bambini, lo consiglierei, li farei utilizzare di più a una donna, insomma, se vi piace questo genere di orecchino da indossare. Sbizzarritevi coi colori, magari fantasticate un pochino anche sul contorno, provate a utilizzare un filato, magari anche lo stesso filato usato per il punto ricamo qui nel centro, utilizzate magari anche per unire la stella con il rosa, per dare un colore anche al bordo. Ebbene, questo è tutto, mi auguro che vi sia piaciuta questa idea da indossare. Mi aspetto da parte vostra che condividiate le fotografie dei vostri risultati seguendo il mio tutorial. Mi raccomando, condividete la foto con l'hashtag GiuliaPinkyTime, così riuscirò a vedere i vostri risultati, e commentate al di sotto del video per dirmi la vostra, se vi sono piaciuti, se li avete provati, fatemi sapere cosa ne pensate. Restate curiose come sempre e ci vediamo presto con un altro video. Ciao a tutti!